Patrick Lefebvre qui a Verona, conclusione di questo Giro d'Italia. Intanto un Giro d'Italia come per la vostra squadra? Insomma, non male ma non bene. Speravamo di vincere una o due tappe in più, però dopo che Marc ha vinto la tappa abbiamo perso Morkov che era malato. E poi mi sembra che abbiamo buttato via una tappa sicuro l'altro ieri con Schmidt, che aveva troppo fiducia in se stesso e che ha subestimato Bowens. E penso che un'altra volata con Marc potevamo vincere anche. In Giro d'Italia poi abbiamo visto infatti in questi giorni anche Ballerini lavorare molto proprio cercare di tirare fuori per la squadra. Sì, l'altro ieri è andato fortissimo. Penso che il lavoro che ho fatto ieri, come può dire grazie a Ballerini, perché sennò mi sembrava che era l'unico che tirava. Vero. Questo giro come è sembrato come percorso, come diciamo in generale, perché mi è sembrato un giro molto duro? Sì, è duro, lungo, sai, Budapest mi è piaciuto come Ungheria, che fanno tanto per le biciclette, e poi i grandi giri sono lunghi, per me stesso è mia opinione personale, posso essere ridurlo a 17 anni. 17 giorni. anche perché veramente c'è tanti metri di dislivello, tante salite veramente dure, i ragazzi arrivano. È un ciclismo poi adesso che corrono veramente molto forte. Sì, però è un ciclismo che è adatto a scalatori o a sprinter. E il corridore e mezzo non trova più la possibilità di vincere. Abbiamo visto infatti anche Van der Poel che è sempre all'attacco e fanno fatica poi a vincere di più di quello che è negli altri anni. Sì, ma vanno pure un fenomeno. Il vostro fenomeno chi è? Evenepoel.